La forza di un grande gruppo, la capacità di restare uniti nelle difficoltà e soprattutto superarle ampiamente. E il Napoli è da solo in testa alla classifica. Ci sembra quasi forse di sognare, ma è proprio così. Primo in Champions League, nel girone di Champions League, primo in campionato. È un Napoli straordinario. Buonasera amici telespettatori, grazie per averci scelto ancora una volta. Voi sapete che qui TV Luna vi regala sempre le emozioni alle 19 tutti i giorni, e così sarà anche stasera con un grandissimo ospite, l'ex calciatore della Lazio, ma non solo, un grande campione, Vincenzo D'Amico. Buonasera D'Amico. Buonasera, ciao Angelo. Ciao Enzo, buonasera. E allora la domanda che ti faccio, da grande conoscitore di calcio al quale sei, da grande opinionista, da grande esperto, dove può arrivare questo Napoli, Enzo? Non si deve porre limiti, sta dimostrando di essere la squadra più affidabile, la squadra che gioca secondo me il miglior calcio. Il calcio del Napoli non è noioso, nel nostro campionato purtroppo da quando si può dare la palla sempre all'indietro non si fa altro, no? Che adesso è diventato il portiere che è il più possesso, perché tutti con il portiere giocano, stai al limite dell'area avversaria e la dai indietro, sempre all'indietro. Il Napoli gioca sempre in verticale, cioè il Napoli gioca a calcio perché l'obiettivo è quello di andare dall'altra parte a far male sportivamente, magari con il gol. E quindi il Napoli diverte, forse un po' il Milan, ma le altre non mi diverte nessuna con il Napoli, perché Napoli gioca per andare a far gol, non a non prenderli, vediamo un po' che succede. Ha un obiettivo ben preciso. Enzo, ti chiedo quanto c'è di Spalletti in questo Napoli. Spalletti io lo amo, mi è sempre piaciuto dall'Empoli alla Roma, all'Inter, e a Napoli adesso sta facendo grandi cose, quindi credo che questo Napoli ha tanto di Spalletti, anche perché poi Spalletti nel tempo ha pure cambiato, perché prima giocava con il 4-2-3-1, adesso invece varia molto, gioca con le tre punte, quindi è un allenatore che ha saputo plasmare per il momento alla perfezione, spero così. Vincenzo, approfitto della tua presenza per chiederti anche quali sono e quali possono essere le rivali del Napoli. Penso ad esempio alla Juventus, ma forse anche alla Roma? Proprio no. La Juventus, dopo la partita che abbiamo visto contro il Milan, è durata un quarto d'ora. Dopo è stata in balia del Milan. La Roma, forse pensavi per lo scudetto? Sì. Non scherzare, dai. Però la Roma non per lo scudetto, ma per la Champions può lottare, dai. La Roma? Sì. 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 Più la Roma o più la Lazio? Non ci credo molto. Più la Roma o più la Lazio? Più la Lazio. La Lazio ha un progetto ben definitivo, la Roma ancora no. Ma per lo scudetto ci sono due, massimo tre squadre, perché non voglio credere che l'Atalanta, anche se ci ha abituati negli ultimi anni a fare dei grandi campionati, Atalanta e Udinese possano arrivare fino alla fine. Quindi rimangono Milan, Inter e Napoli. Io credo che lo scudetto esca fuori da queste tre, sicuramente. Ecco, hai visto il Napoli contro l'Ajax, Vincenzo? Un Napoli stellare, un Napoli che sicuramente ha nelle corde, diciamo, la qualificazione, ce l'ha oramai al prossimo turno. Però anche in Champions, questa è una squadra che si è trasformata, si è amalgamata, si è costruita da sola, forse perché dicevano oggi i giornali, non ci sono più i senatori vecchi, hanno più libertà questi ragazzi. Ma io credo che intanto sono partiti giocatori importanti e probabilmente a giugno, luglio, quando sono arrivati i nuovi, pochi avevano fiducia in loro, anche perché Kvara non lo conoscevamo, almeno io non lo conoscevo, Kim è un altro, erano partiti Insigne e Koulibaly, cioè voglio dire due. Eppure lì davanti Kvara non sta facendo rimpiangere affatto, anzi sta andando molto meglio del previsto. E Kim con Ramani lì dietro fanno una coppia difensiva eccezionale, quindi credo che Giuntoli anche quest'anno ci ha azzeccato.
Ecco, andiamo un attimo sul computer, mentre stavamo vedendo le immagini della partita con l'Ajax, perché proprio su Rachmani, che è uscito infortunato dall'ultima gara, ha fatto terapie e domani effettuerà esami diagnostici, ne sapremo di più. Intanto Osimhen ha svolto l'intera seduta in gruppo. Ricordiamo che domani è il prepartita della gara di ritorno contro l'Ajax, naturalmente la nostra emittente seguirà in diretta alle 18 ed è una novità, partiremo un'ora prima perché c'è la conferenza di Spalletti qui al Maradona a pochi metri da noi e quindi noi seguiremo in diretta sia la conferenza del tecnico del Napoli che quello dell'Ajax. Pensa che problema per Spalletti, ecco appunto. Cosa faresti adesso? Cosa faresti tu? Ma io farei giocare quelli che hanno giocato fino a ora. Aspetterei, cioè stiamo parlando di un grande, perché Osimhen, insomma, credo che le cifre che girano se le merita tutte come valutazione di mercato. Però sta andando così bene, c'è un detto nel calcio: squadra che vince non si cambia. Certo. Non c'è la necessità, ecco, del rientro, se non il fatto di turnover, allora lì una può giocare mezz'ora, diciamo l'ultima mezz'ora, ecco, però ecco, magari ecco, diciamo così, dai. Ecco, c'è una bella notizia, la voglio passare, calciomercato.it la dà Lobotka a Napoli, accordo ad un passo, rinnovo fino al 2028. Che cosa pensi di Lobotka, tu che è a centrocampo? è sicuramente un giocatore fortissimo, importante. Io non lo facevo così, quest'anno credo che sia veramente l'anno in cui sta dimostrando di essere un giocatore importantissimo. Basta guardare come gli affidano la palla ai compagni, quello è sintomatico. Se non fosse così apprezzato, probabilmente gliela darebbero di meno. Sta giocando alla grande, sta giocando alla grandissima, anche in fase di interdizione, anche se lui non è un gigante fisicamente, però palla al piede, comunque la va a catturare, è un giocatore importante, quindi buono rinnovo. Sì, 2028 sì. Solo. Senti Enzo, ti voglio chiedere ancora due cose, poi ti lascio, so che hai degli impegni, però voglio chiederti di Anguissa. Che cosa pensi di questo calciatore? Sono innamorato, cioè Anguissa, io lo scorso anno quando è arrivato, lo scorso campionato, sono rimasto impressionato. Io credo che sia stato, specialmente per gran parte del campionato, il centrocampista più positivo e più forte del campionato. Sì. No, lui e Milinkovic penso che abbiano fatto le cose migliori, quindi credo che sia veramente, chi l'ha preso, credo Giuntoli comunque, e abbia fatto un grandissimo colpo, perché c'ha tutto Anguissa. C'è tutto, si inserisce, è forte fisicamente, tecnicamente è forte, cioè non gli manca niente per essere un grande giocatore. Poi ha una calma nel gestire il pallone nelle situazioni, bravo, difficili, che è una padronanza assoluta del pallone, cioè questo vero, sa giocare al gioco del calcio. Sì, non lo vedi mai in agitazione, mai. Sta lì pa, con questa sua falcata. No, un giocatore straordinario. Poi si inserisce, adesso ha trovato anche due reti e ne ha sfiorate altre. È uno che è sempre presente, aiuta i compagni. Bene. No, è completo, giocatore completo. È completo. Chiudo con te, chiedendoti naturalmente anche l'aspetto di questa società, che fino agli scorsi anni sembrava poter fare il passo più grande della gamba, poi non c'è riuscito. Però quest'anno credo che hanno allestito un roster veramente forte. E tu che cosa pensi della società del Napoli? Allora, facciamo le corna, tocchiamo ferro. Anche lo scorso anno il Napoli era partito bene. Spalletti deve stare attento a questo, a cercare di far star tranquilla la squadra, senza per forza l'obbligo di pensare allo scudetto, anche se poi ci devono pensare, perché per quello che ha fatto vedere, basta guardare la classifica, ci devono pensare per forza. E credo che la società abbia fatto un grosso lavoro. Rinunciare a giocatori importanti come Koulibaly, come Insigne, come lo spagnolo, non mi ricordo come si chiama. Fabia Ruiz, grazie. Era veramente grave rinunciare a questi giocatori,
ne sono arrivati altrettanti, e forse anche più positivi, almeno per il momento, per quanto riguarda... Forse più motivati, sgombri del cervello di vecchie, insomma, anche, scorie, no? Anche, soprattutto in Insigne. Io sono rimasto impressionato, penso, di come il Napoli pressi addirittura nell'area di rigore avversaria, l'Ajax non riusciva a uscire da vicino alla sua bandierina col pallone, cioè, e questo significa essere forti anche mentalmente, perché fuori casa puoi rischiare. E fisicamente. Per giocare in quel modo deve avere una grande preparazione, quindi buon lavoro di Spalletto e suo staff anche per questo. Ma in questo momento Napoli è la squadra più completa, è forte dietro, è forte in mezzo, è forte lì davanti. Vedi la differenza, per esempio, la Juve ha una buona difesa, un buon centrocampo, ma lì davanti l'unico è Milik che sta facendo delle buone cose, ma non costruisce mai grandi occasioni da gol. Certo. Napoli sì. Napoli, fino alla fine, fino al 90esimo, sta lì che se ti può far gol te lo fa, quindi è la mentalità giusta. Enzo, grazie per essere stato con noi, so che tu guardi tanto le partite del Napoli, guardi tanto calcio, e naturalmente il tuo commento è sempre un commento spartano, e analisi giuste, palle palle, vino al vino si dice, però sei sempre, io ti seguo anche grazie sul canale di Raffaele. Grazie ancora a Vincenzo D'Amico per essere stato su TV Luna. Grazie. Buonasera, è il nostro amico, un grande campione che ricordiamo sempre con affetto. E adesso come hanno vissuto i calciatori, come ha vissuto il pubblico questa gara? Pensate, c'è chi addirittura filma la partita, ci manda pure le immagini, guardate. Era il colore, era l'attaccamento dei grandi tifosi, oltre 10.000 tifosi del Napoli, con un sold out per lo stadio della Cremonese, incredibile, record di incasso. Bene così, allora abbiamo una telefonata velocissima, pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, ciao Angelo, Aurelio. Caro Aurelio, buonasera, ciao. Buonasera a te. Senti, diceva Cartesio che io so di esistere perché ho il dubbio, penso di avere il dubbio di esistere. Quindi se ho il dubbio circa la mia esistenza significa che esisto. E a volte io penso, ma questo Napoli è una realtà o è un sogno? Vedi tu. Il fatto di avere il dubbio mi fa pensare che questa è una realtà. Bravo Aurelio. Senti Angelo, ma secondo te, no, perché ognuno dice la sua, ma Raspadori tu dove lo vedi meglio? Da centravanti, da sottopunta? Io lo vedo meglio dove lo mette Spalletti, mi fido di Spalletti, scegliesse lui dove metterlo. E questa è la migliore risposta. Bravo. Aurelio, fammi mandare a Spalletti, dai che abbiamo tempi contingentati oggi. Ciao, buonasera. Domani alle 18, no alle 19, in diretta Spalletti qui su TV Luna, grazie. Sì, domani alle 18. Alle 18, ciao. Allora andiamo a vedere Spalletti, conferenza stampa ieri subito dopo, prima parte, dopo Cremonese Napoli. Ma è stata una partita complicata per i motivi che ha citato lei, ma soprattutto perché la Cremonese ultimamente gioca un buon calcio e ha reso la vita difficile a tanti, per cui ha fatto un buonissimo risultato l'ultima a Lecce che abbiamo visto, e si dà per scontato quella che è la classifica, ma la classifica della Cremonese non è una classifica veritiera, perché meriterebbe di più, e da qui viene fuori anche quella che è la complicazione della partita di oggi. Non avevamo una squadra bastasia, avevamo una squadra organizzata, e si è visto che quando la partita poi l'hanno pareggiata ci hanno anche reso la vita difficile, perché non siamo stati bravi a riuscire a mantenerla sulle nostre qualità, sulle nostre caratteristiche. E quando la partita cambia in questa maniera qui, con queste continue pallate di guadagnare la seconda palla, e non ci si fa pulire, non ci si fa a cominciare a giocarla a terra, ormai
si è già detto più volte, diventa una partita complicata per noi. Ce la siamo guadagnata meritatamente e attraverso uno scorrimento che non assomiglia alle nostre qualità, per cui il fatto che voleva evidenziare lei, che ci hanno messo mano proprio da squadra più matura, andando, può portare a casa un risultato importantissimo, è corretto e gli vanno fatti complimenti alla squadra. Forse più di altre volte, perché poi la Cremonese si chiudeva bene, su queste pallate ripartivano bene, avevano chiaro quello che fare sulle ripartenze. Non diventa facile, anche se non assomiglia alle nostre caratteristiche, mantenere il possesso e andare a cercare di trovare gli spazi per entrare e mantenere ugualmente equilibrio per la prevenzione della perdita di palla. Questo diventa difficilissimo da fare, per cui anche se con qualche difficoltà abbiamo fatto, è un grande merito, come diceva lei. Secondo gol, il terzo gol, merito di Caraschelia. Questo gol va dato a lui. Ha fatto Lozano e si iscrive Lozano, ma va dato a lui perché così forse capisce che è uguale che l'abbia fatto lui se fa fare un gol così. Perché poi diventa fondamentale riuscire, e quello che ha fatto lui con Loza gli verrà restituito. Rieccoci nuovamente collegati, era Spalletti nella prima parte della conferenza stampa, e allora se la regia è pronta possiamo mandare anche la seconda parte della conferenza stampa, perché qui è stato ancora più preciso. Ma io ne vedo più di uno così, perché anche Olivera gli andrebbe fatto gli stessi complimenti, perché non gli ho fatto, non gli ho ritagliato moltissimi spazi, e tutte le volte che entra dentro ho fatto vedere di farsi trovare pronto, come quando poi ho fatto giocare Oppolitano, Lozano, tutte e due sono calciatori che ci possono dare una mano importante. È un po' una qualità del gruppo di quest'anno quella di essere a disposizione per sfruttare quei minuti che ti vengono messi davanti per giocare, anziché pensare che avrei giocato bene quelli che non mi hai fatto giocare, come abbiamo detto più volte, perché viene fatto involontariamente. E Simeone però probabilmente per nazionalità, per caratteristiche individuali, per entusiasmo di volersi affermare anche in una squadra probabilmente di livello un po' più alto di quelle dove ha giocato fino a questo momento qui, e lui riesce subito a trasferire nel giocato questa garra che ha. E lui probabilmente viene anche un po' penalizzato nella scelta. Perché? Perché se io faccio al contrario, oggi io mi ritrovo Simeone che ha giocato 70 minuti di partita e probabilmente non ha quella forza poi su quella palla, probabilmente può far gol prima perché lui ha tutte le qualità per fare gol prima. Ma se c'è da ribaltare una situazione, una cosa è entrare con la cattiveria agonistica che entra lui da fresco, una cosa è farlo negli ultimi 20 minuti dopo che ha giocato 70 minuti di partita. Perché? Perché quando non riesci a sbloccare partite trovi squadre chiuse, difese affollate dentro l'area di rigore, allora ti ci vuole il colpitore di testa, allora, mentre all'inizio, però insomma è vero che merita di poter giocare anche di più, ma è sempre una scelta per cercare di dare un equilibrio, per trovare una soluzione che ti dia poi la possibilità di andare a far gol in vari momenti della partita, anche in quelli complicati come quella di stasera.
Rieccoci nuovamente collegati con TV Luna Studio B per parlare del nostro Napoli all'antivigilia della gara contro l'Ajax. Vi ricordo che domani sera dalle ore 18 spaccate saremo in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona per trasmettervi la conferenza stampa sia del tecnico del Napoli che quello dell'Ajax. Insomma, parlerà anche un calciatore del Napoli, credo Raspadori. Andiamo a sentire l'ultima parte dell'intervista realizzata appunto a Cremona con Spalletti e poi vado via un paio di saluti che mi sono arrivati qui. Via a Spalletti. Un'estensione a livello di squadra di quelle che sono le capacità, è vero, si è visto un'estensione oggi su quella che è stata la ricerca della squadra e quello che è andato poi, quella che è andata a prendere nel finale della partita, ecco perché come si sono allungate un pochettino c'è stato spazio, poi diventa più facile per noi. Eh sì, però... Però poi noi dobbiamo essere bravi, noi abbiamo fatto vedere in queste tre o quattro partite di essere bravi a giocare su dei ritmi internazionali. E ogni tanto ci succede che invece ci adattiamo a dei ritmi italiani. Noi bisogna mantenere quei ritmi, siamo noi che determiniamo le misure del campo, che determiniamo il ritmo della partita. E lo dobbiamo portare dove noi abbiamo più qualità di poter esibire il nostro calcio. Però, ripeto, oggi abbiamo trovato davanti una grandissima Cremonese e faccio complimenti a Massimiliano perché le complicazioni un po' sono derivate da noi, ma molto sono state merito suo e il fatto di averla portata a casa è un extra complimento per i nostri calciatori. Delle vittorie, delle giocate, del modo di stare in campo, siamo maturati in confronto all'anno scorso perché vedo cose differenti. Poi abbiamo giocato anche su dei campi difficilissimi e non è poi scontato portarle a casa tutte le partite, ecco. Noi siamo in condizione, vogliamo continuare a fare così, dobbiamo forzatamente andare a migliorare su quelle cose che è facile da riconoscere che non ci piacciono, bisogna metterci mano perché a volte la mattina quando ti alzi vai allo specchio e c'hai il viso adatto per andare a affrontare la giornata, a volte non ce l'hai e ti metti lì, ti trucchi un po' e fai la faccia che ci vuole per andare a confrontarsi con quelli che hai davanti nella giornata. Come? Sì, sì, ma voi potete trovare che vi pare. È corretto anche così, siamo noi che dobbiamo riuscire a pulire qualsiasi situazione sporca ci viene messa davanti. Ecco. Per me, per come lo abbiamo visto dalla panchina, lo devo rivedere, poi visto l'hanno visto tutti e due, è rigore. Se si vuole andare a fare questo giochino qui, vi faccio vedere lo stinco di Mario Rui all'inizio dell'entrata. Perché lei può scegliere le domande che può fare, se riporta una domanda così è perché vuol portare il discorso lì. Rigore è rigore e Caraschelia gli è stato messo le mani addosso per tutta la partita, le mani addosso sui fianchi, lui dice di aver ricevuto anche qualche comportamento che non si fa per tutta la partita, probabilmente perché è un giocatore che ha ancora da entrare in confidenza con quello che è il nostro calcio, con quella che è il nostro metodo di comportarsi in campo e così non si fa. Poi la partita è scorsa su dei binari corretti, ma all'inizio c'erano continue perdite di tempo, a rinviare dal fondo ci si metteva sempre 25 secondi, sono situazioni che il calcio moderno le ha superate, le ha sorpassate. Ecco, ad Alvini gli auguro tutto il meglio possibile perché è un grande allenatore,
Gli auguro di andare a portare a casa quelli che sono i suoi obiettivi di questa stagione e lo aspetto a Napoli che oltre che averlo in panchina vicino gli faccia anche un regalo. E andiamo sul computer perché l'arbitro Massimo Chiesa ha detto contatto Carascherra Bianchetti netto ma non eclatante, il rigore c'è e l'arbitro appunto è un arbitro che vedete guardava la partita anche lui. E adesso amici telespettatori c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Voglio dire una piccola cosa. Vai. Voglio dare un grande abbraccio al nostro presidente Dino Aurelio De Laurentiis. A me mi piace perché è furbo, è costruito una squadra senza sorte. I voglio giangere una orta. Va bene, grazie di questo tuo complimento che fai al presidente e quando lo fai al Napoli, a me fa sempre piacere il Napoli tutto, come amo sempre dire. E adesso le foto di Pietro Musca, che era a Cremona e ci ha regalato scatti fantastici montati dal collega Peppe Trapolino. Vediamo. Bene così, vi dicevo dei tanti tifosi che ci telefonano e che ci salutano. Da Como, Luigi Lemma, tifoso del Napoli, che abita a Como, e anche Flavio Castellano, che abita anche lui a Como, sono tifosi del Napoli. Già al 50% qualcuno, però insomma, in linea di massima sì. Andiamo sul computer, infortunio Dybala, l'ecografia ha confermato la lesione, i tempi di recupero sono tra le 4 e le 8 settimane, per cui Dybala sicuramente contro il Napoli all'Olimpico fra 2 settimane non potrà esserci. Detto questo, andiamo a vedere le nostre euro avversarie che cosa hanno fatto ieri. C'è stata la gara tra Valendan e Ajax l'altro ieri. L'Ajax ha vinto 4-2. Possiamo vedere le immagini. Taggio. Ma quello che conta è la Champions League. Detto questo, andiamo ancora a vedere se c'è una telefonata in attesa. Pronto? No, non abbiamo ancora telefonata. 7:28, 14:14, riapriamo se possiamo per qualche modo ancora il centralino. Intanto da Roma, già pensiamo a Roma-Napoli. Biglietti Roma-Napoli, il club giallorosso, trasferta vietata ai campani in attesa della decisione dell'osservatorio. I prezzi, come al solito, sono sempre medio-alti quando si gioca allo Stadio Olimpico. Al momento potrebbero andare soltanto i tifosi residenti nel Lazio. E naturalmente questo non è un bene perché Napoli, si sa, in questo momento è accompagnato anche dai tifosi. A proposito di tifosi, il Comune di Napoli per lo stadio Maradona ha posto nuovi biglietti per le scuole, andiamo sul computer, e anche più posti per i tifosi diversamente abili. Questa è una buona notizia perché i biglietti in regalo sono sempre pochi e anche per mi sembra che siano una sessantina i tifosi che possono andare diversamente abili allo stadio. Ci auguriamo che possano aumentare anche questo numero, anche se chiaramente c'è sempre da fare il conto con i biglietti venduti. Infatti per Napoli-Bologna, andiamo sul computer, c'è una novità: il Calcio Napoli ha deciso di far entrare gratis i ragazzi sotto i 14 anni. Il Napoli non l'ha spiegato, però dovrà essere così anche per la Champions. L'avvocato Grimaldi lo ha riferito a Calcio Napoli 24, però poi magari domani proveremo a capirne di più quali sono le modalità per far sì che i tifosi under 14 possano entrare, diciamo così, gratis. Ricordiamo che naturalmente i tifosi del Napoli sono oramai diciamo così, abituati anche a trovare alla fine i biglietti sold out. Anche la gara con il Bologna ci sono solo alcuni biglietti per quanto riguarda anche il settore solo di tribuna, gli altri tifosi hanno già comprato tutto. Andiamo al telefono ancora. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a te. Chi sei? Da dove chiami? Da Napoli. Ciao. Volevo fare un'analisi sul momento del Napoli, che tutti, chiamo da Cava. Sì, vai. Tutti dicono, hanno paura di questo calo che può avere il Napoli. Volevo ricordare che l'anno scorso il Napoli ha avuto il calo quando c'è stata una grande assenza di 11 calciatori, altrimenti può darsi pure che questo calo non c'era. Sì, quindi vero. Si sta parlando e preoccupando del niente. Poi per quanto riguarda gli acquisti e le sostituzioni con i senatori che se ne sono andati, secondo me il Napoli con Kvaratskhelia ci è andato a guadagnare.
poi è con Simeone al posto di Petagna, poi su tutto il resto i valori sono rimasti intatti secondo me. C'è solo più il lavoro di Spalletti che è capito meglio dalla squadra, e questo volevo dire. Va bene, grazie dei tifosi che giustamente intervengono e appongono anche dei temi importanti che poi saranno sviscerati nelle trasmissioni di cui fra poco vi dirò. Intanto Fonte Sky, andiamo al computer. Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della SPAL, appunto in bocca al lupo a Daniele De Rossi, alla sua prima appunto esperienza, insomma è importante per questo ragazzo cercare anche di avviare la sua carriera calcistica come allenatore. Ricordo, se per chi si fosse messo in collegamento solo da poco, che domani alle ore 18 anticipiamo il nostro programma che generalmente parte alle 19, ma domani partirà alle ore 18, avremo la conferenza stampa in diretta dal Diego Armando Maradona di Luciano Spalletti e di Jack Raspadori. Parlerà prima Raspadori e poi Spalletti, avremo lì le nostre telecamere in diretta, appunto collegati con Maradona, approfondiremo le parole di Spalletti, le ascolteremo, avremo colleghi ai nostri microfoni, insomma ci sarà tutto un pre-conferenza, un post-conferenza insieme al collega Antonello Giannetti che sarà lì. Vi ricordo dunque di non mancare all'appuntamento domani a un'ora prima alle 18 in diretta dal Diego Armando Maradona. La nostra emittente, come sapete, segue con grande attenzione il Napoli, lo farà anche mercoledì con Lucio Pieri, quando dalle ore 17 sarà collegato con dalle 17:30 sarà collegato con Luna Azzurra, sarete collegati con Luna Azzurra Stadio, il programma che pre, durante e dopo la partita del Napoli ve la fa vivere con grandi emozioni. Ho visto la puntata registrata perché ero allo stadio, ma di domenica scorsa, e ho visto appunto che grande entusiasmo c'è quando segna il Napoli, fa sempre molto piacere. Credo in tutte le case dove giochi il Napoli c'è la possibilità poi di festeggiare. Abbiamo ancora una telefonata. Pronto? Buonasera, Pampaneo. Buonasera, chi parla? Sono Luigi Latitalga. Luigi, buonasera, vai. Senti un po', io ti volevo dire una cosa. Sì. Ma noi paghiamo il canone, no? Allora, la domenica sportiva, ieri, non ha fatto altro che parlare sempre Inter, Juventus, Milan. Noi paghiamo il canone per sempre, proprio per niente. È una vergogna, è una vergogna. Il Napoli, due minuti, quel signorino che c'ha la barba, non faccio il nome, e allora non lo so chi è che comanda questa Rai, adesso che vuoi che ti dico, la fanno da padrone loro, comandano il loro Napoli, ieri non hanno fatto altro che stanno a non parlare proprio. Ti faccio vedere. Forse il calcio è roba loro. Però oggi i giornali ci hanno dato soddisfazione. Guarda qua, ti faccio vedere sul computer il Corriere dello Sport, solo il Napoli. Un bellissimo titolo che conferma come il Napoli è primo in classifica. Amico mio, hanno voglia di farci vedere le immagini. Questo qua è il giornale del Sud. Ho capito. Hanno voglia di farci vedere il Napoli all'una di notte, gli amici della Rai, ma noi poi andiamo su TV Luna e lo seguiamo ancora meglio, quindi a noi che ce ne importa, eh? Vabbè, ha chiuso il nostro amico. È una polemica questa che non riguarda solo la Rai ma anche Mediaset. Io da giornalista mi sono chiesto il perché e non ho trovato la risposta, ma da tecnico e addetto ai lavori capisco perché il Napoli lo fanno vedere per ultimo, perché il Napoli a migliaia e migliaia e migliaia di telespettatori che aspettano di vedere e di sentir parlare del Napoli. Ora, naturalmente, i dati Auditel sono sempre molto importanti. Se noi facciamo vedere alla domenica sportiva, a Mediaset, il Napoli per primo, no? Si dissolve tutto il pubblico che segue la trasmissione. Allora, loro tengono apposta il Napoli, la Juventus, no? Le squadre che hanno un maggior numero di tifosi, di telespettatori anche televisivi, e quindi il Napoli lo mettono in fondo per far aspettare tutti i telespettatori e mantenere quel dato Auditel che poi è importante nelle trasmissioni televisive sia di Mediaset che della Rai. È una strategia
che abbiamo imparato nel tempo a capire, e meglio va il Napoli e più tardi ce lo mandano. Guardate un po' come nella vita. Aspetto di conoscere, se siamo collegati fra qualche istante anche con lo studio A di TV1, dove stasera si parlerà del Napoli. Non ancora, allora mi dicono che devo andare avanti, e vado avanti ricordandovi naturalmente ancora una volta l'appuntamento di domani alle ore 18 in diretta dal Diego Armando Maradona. So che generalmente voi vi sintonizzate alle 19, ma domani dovreste farlo un'ora prima, perché avete la possibilità da casa di sentire la conferenza stampa di Jack Raspadori e Luciano Spalletti, appunto pre-gara con l'Ajax. Andiamo al telefono, c'è un telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera, sono Giuseppe da Napoli. Ciao Giuseppe. Faccio complimenti per la trasmissione. Grazie Giuseppe. Volevo dire una cosa, però è vero che le trasmissioni del Napoli parlano poco, però ieri sera la Rai, la prima, come ha iniziato a parlare di calcio, la prima squadra che ha parlato e ha fatto vedere è stata il Napoli, e non due minuti. Benissimo. Dobbiamo dire la verità. Altre volte sì, c'è il fatto di aspettare all'ultimo, perché sanno che è seguitissima da parecchi tifosi, però ieri sera non è stato così. Meno male. E poi volevo dire, quest'anno vedo qualcosa di diverso, non ce n'è per nessuno. Grazie a voi che ci date tutte le sere belle soddisfazioni, con belli video. Ok, questo volevo dire. Buonasera, vi saluto e do spazio agli altri. Grazie, okay? grazie a te. Adesso fra un po' manderemo anche un altro video che voi non avete visto, a chi non ha visto all'inizio lo mandiamo anche alla fine, il video che ricorda con una bella musica anche i gol messi a segno dal Napoli. Facciamo vedere tante cose, facciamo vedere tanta programmazione sportiva, facciamo vedere anche naturalmente con competenza, leggiamo notizie, guardiamo le immagini, insomma, cioè, ci sono sempre parterre de rois, come mi piace ricordare a me ogni sera su TV Luna quando si parla di calcio, ma non solo, la nostra, lo sapete, è una TV generalista, abbiamo anche tanti altri programmi importanti come la medicina, come l'attualità, la cronaca, insomma, ma il lunedì sera non possiamo non parlare di calcio, con un programma che sta raccogliendo tantissimi commenti positivi, molte adesioni e soprattutto la competenza poi di chi lo guida questo programma, ma anche chi partecipa, fanno il resto. Fra un po' ci collegheremo con lo studio A di TV1, appena mi comunicheranno, ecco, mi comunicano che è possibile. Allora, dalla parte opposta c'è nello studio A l'affascinante, come amo sempre dire, Ilaria Mennozzo, e il condottiero, il maestro Massimo De Luca. Buonasera ragazzi. Ciao. Buonasera a te, Angelo. Vedi, vicino a te mi chiamano ragazzo pure a me, è una bella cosa, grazie alla gioventù riflessa di Ilaria e alla bravura. Grazie mille, un piacere come sempre. Massimo, un'altra grande puntata. Trovarti, sì, una puntatona, possiamo dirlo. Il Napoli, tante... certo, continua a vincere, quindi... Il Napoli da record, quindi ovviamente parleremo di questo con un grande entusiasmo, che però non deve ovviamente essere un entusiasmo controproducente, come dice il tecnico Vieni Spalletti. Per terra. Esatto. Massimo, ma professionalmente, condurre un programma in una città pirotecnica come Napoli, che ha vinto solo due scudetti quando c'era Maradona, essere in testa al campionato, essere in testa in Champions League, professionalmente, che cosa significa? Beh, guarda, è elettrizzante. No? Fra l'altro io per lavoro ero presente quando arrivò Maradona a Napoli, quella famosa festa quando lui fu presentato allo stadio, perché fece i servizi per il giornale radio, e poi naturalmente da giornalista ho seguito tutti quegli anni e poi il mondiale di Messico e tutto. E essere qui a parlare di calcio e del Napoli in questa stagione partita così bene, certo, ricordiamo, no? Stagione lunga che si interrompe con tante incognite. Però vedere il Napoli che al di là dei primati di classifica, se vogliamo, gli viene riconosciuto un primato nella qualità del gioco e, vero segreto secondo me della squadra in questo momento, la disponibilità di tante alternative così valide nella rosa da poter anche con i cambi dare la svolta alla partita come è successo sabato. Eh sì, perché no? Grandi subentrati, no? Più di una sai, gara. Quando hanno quei nomi lì, subentranti, quando li chiamano, non so, Simeone, Lozano, certo. Stiamo parlando di giocatori nazionali di grande livello.
ed entrano poi tutti con la voglia di determinare, non sentendosi un ripiego, no? In questo devo dire che Spalletti sta lavorando non solo in questo, molto bene. Non Massimo, ci sono titolari, a parte ovviamente ci sono i titolari, ma in più però comunque c'è il collettivo che ce ne sono almeno 16-17 che giustamente si sentono titolari e lo sono. Ecco, allora stasera c'è una novità, perché che succede alle 20.45? Ilaria, che succede? Allora alle 20.45 saremo in onda per aspettando il salotto del calcio, una piccola piccola anteprima dove ovviamente parleremo di alcuni dei temi che tratteremo poi durante il salotto, ma non tutti ovviamente perché non possiamo spoilerare Massimo. Però un assaggino, te lo farai tu, ancora sarà più, ancora di più padrona di casa, però c'è anche un'altra novità subito dopo nel salotto. Alle 21. Perché insomma una novità che significa tante novità. Certo, perché un uomo, un artista che io conosco da molti anni, romano, Gianfranco Butinar, che è in grado di portarti in trasmissione qualsiasi personaggio del calcio italiano, perché è un formidabile imitatore, ma è un appassionato e gran competente di calcio, per cui può fare, è in grado di fare annotazioni pertinenti sul Napoli, sul campionato, sulla Roma, sulla Juve, magari parlando un momento come Spalletti, un momento come Ranieri, un altro come Capello, insomma diciamo che introduce un elemento anche di alleggerimento, di divertimento, ma pertinente, di competenza. Un flash sugli ospiti che ce lo puoi anticipare, Ilaria? Vai, Ilaria. Tutti. Vedi tu. A me Butinar, come ha detto adesso Massimo, poi abbiamo Venerato, Civoli, Jacopo Mirabella, abbiamo poi dei collegamenti Skype, oltre a Amalfitano, Modugno, qui in studio abbiamo due ospiti collegati via Skype che sono Serse Cosmi e Bortolo Mutti. Altri allenatori di grande esperienza. Di grande spessore. Massimo, stai portando super bene a questo Napoli, la città ti ama, ama questa trasmissione. Da quando è in onda abbiamo sempre vinto, amen. Ma tu lo sai che proprio Massimo voleva ribattezzare il teatro delle vittorie. Questo, perché finora solo di vittorie abbiamo parlato, da questo piccolo ma bel teatro da cui... Grazie, grazie al vostro collegamento alle 20.45 e poi alle 21, salotto del calcio, non mollate TV Luna, grazie ragazzi. Ciao, grazie a te. Bene così, a me non resta che salutarvi, ricordandovi che domani sera alle 18 saremo in diretta dal Maradona per la conferenza stampa di Spalletti e del tecnico dell'Ajax. Partiremo un'ora prima alle 18, ma adesso gustatevi il salotto del calcio subito dopo il telegiornale, 20.45 l'anteprima, alle 21 il programma per vivere il Napoli insieme a noi, insieme a TV1, e poi ci saranno anche altri programmi di cui parleremo, ce n'è uno straordinario sui misteri condotto da Ornella Mancini che sarà un programma anche straordinario, ma ne parleremo in seguito. Grazie ai nostri tecnici Scatozza, Biscardi, Trapolino e D'Andrea, oltre a Camille Pagano, Pasquale, insomma tutto il team di TV Luna per darvi sempre il meglio qui dal Parco San Paolo in Napoli. TV Luna, la TV più azzurra che c'è, domani alle 18.